Lo so, siamo al 24 novembre, ma c'è già l'albero di Natale dietro. Non ve l'abbiate con me, sapete le donne come sono per le decorazioni di Natale, ok? Comunque, ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi parleremo di Ilaria Golem. Feci un video su di lui in passato, qualche mesetto fa, sta bestia di più di 150 kg. Ecco, nuovamente, ultimamente ha pubblicato un video dove mostra quello che mangia e i quantitativi di un ormone che prende. Questo tizio si può praticamente ammazzare. Guardiamo il video insieme. Questo è il suo nuovo pass della giornata. Vuole prendere ancora peso, dice. Questo è il passo numero uno della giornata. Vediamo un omelette, vediamo una bella fetta di pane. Qui ci sta altro. Tanti formaggi, noci, un po' di prosciutto, frutta, verdura. E altra roba, non so cosa sia quella roba sinceramente, ecco, ma suppongo che questo pasto, solamente questo pasto si aggiri intorno, non lo so, 1700-2000 calorie? Mangia tanto, e comunque lo so ragazzi, quel braccio è molto strano, sono quasi sicuro che usi olio sintetico. Pasto post allenamento. Voglio precisare questa cosa, lui non è neanche un bodybuilder professionista, non penso che gareggi neanche, è proprio questo il suo stile di vita, ecco, è una sua scelta. Qua lo vediamo in modalità Kratos, trovo che gli stia molto bene e se sta a mangiare 100 pezzi di maghi o 100, 103, 107, c'era scritto sull'originale che vi lascio in descrizione. Comunque da tanto sushi, ecco, come post allenamento. Secondo pasto post allenamento, un chilo di calamari fritti e ci sarà anche tanto riso, ragazzi. Prima che ti chiedi come fa a mangiare così tanto, aspetta, mo vedrai. Mo vedrai, ci sono rimasto, a bocca aperta, anzi, la mano nei capelli. Check it out, grilled calamari. I calamari sinceramente mi fanno gola. E mangio nuovamente quella porzione piena di carboidrati, ovvero del riso. E lui, se non sbaglio, era sì, sono quasi sicuro che era nel team di Rich Piana. Ascoltate bene adesso cosa ha da dire. Guys, you may be curious why my hands were shaking when I ate sushi and how I can eat almost 2 hours after this 100 free pieces of sushi, new meal with rice. The answer is ultra short acting insulin. I did 50 units. I don't recommend you to do this amount because it's dangerous. Ragazzi, 50 unità di insulina. Io adesso mi sto immaginando le persone che soffrono di diabete con le mani nei capelli. Per le persone che non sono familiari di insulina, 50 unità vi può sembrare un numero così. Io direi che tutti gli open bodybuilders, tutti, non ce n'è uno, se diventi un open bodybuilder, sei nei pro. Prendi insulina, tutti i bodybuilders fanno uso di insulina, anche Classic Physique fanno uso di insulina, ci stanno anche addirittura i Men's Physique che fanno uso di insulina. Follie, vero? Sono follie. Perché i bodybuilders si fanno l'insulina? Per prendere masse muscolari, ragazzi, per prendere tanto peso, aumentare la loro massa muscolare. Adesso andiamo a vedere un po' più nei dettagli. Oltre a trasportare il glucosio fuori dal sangue dentro le cellule per produrre energia, l'insulina è anche un ormone anabolico, promuove la crescita del glicogeno che alimenta i muscoli e aumenta la massa muscolare. La tempistica dei carboidrati durante gli allenamenti è fondamentale per massimizzare il processo di recupero. Più velocemente i bodybuilders si riprendono dagli allenamenti, più frequentemente possono allenarsi. E l'insulina, ragazzi, come ho detto, se gestita in modo sbagliato può letteralmente morire. I bodybuilders, quando si prendono insulina, devono assolutamente prendere carboidrati rapidi appena si iniettano, ecco, la loro dose di insulina, se no ci rimangono secchi. Quello che ha detto lui, infatti le sue mani tremavano, incominciò a sudare,
è un forte segno che tu stia facendo una ipoglicemia. Quindi sei obbligato, obbligato, se no fai un coma glicemico, di consumare carboidrati rapidi e pure in fretta, se no ci rimani secco. In molti dicono che, tra virgolette, la cosa più pericolosa del mondo di bodybuilder siano i drenanti. No. Ragazzi, a mio avviso la cosa più pericolosa del mondo dei bodybuilder è proprio l'insulina. Se gestita male, muori. Non so quanti bodybuilder siano morti con la gestione sbagliata dell'insulina, ma ce ne stanno veramente tanti. E come ho detto, 50 unità di insulina, ragazzi, sono numeri folli. E non è neanche un bodybuilder che gareggia, ok? È proprio un suo stile di vita questo qua. Continuiamo il video. You can die, but I did it because I'm crazy. And after 2 hours, I'm ready to eat new food. Ma lo dice pure lui che è pazzo nel farlo, cioè. Lui rischia letteralmente la vita. Cioè, avrà il pancreas che non so, ma non so se gli funziona ancora. Ok, post calamari, si può fermare nuovamente. Mentre stava tornando a casa, ecco, aveva ancora fame e si ferma nuovamente per mangiare tipo 1 chilo di carne, qual'altra roba. La magia dell'insulina. Guai a voi se vi passa per la testa via quella robaccia, ragazzi, non fatelo. L'insulina è senza dubbio la cosa più pericolosa nel mondo del bodybuilding. Sì, ecco. Mamma mia, quanta carne che se mangia. Porca miseria quanto mangia, qualcosa di aberrante. Questo è l'ultimo passo del suo video. Mi si è fermato in un ristorante brasiliano che, ragazzi, non so se qualcuno. Se non si è fermato in un ristorante brasiliano, se non siete stati in un ristorante brasiliano che vi porta la carne così, andateci perché è molto buona, veramente molto molto buona, soprattutto la picanha si chiama come tipologia di carne. Ecco, lui si starà mangiando un altro chilo di carne. Come ho detto, ragazzi, lui mangerà 4-5 volte al giorno, però ecco, ogni seduta penso che consuma sulle 2000 calorie, facile. Quattro tipologie di carne ha detto che si è mangiato. A me sinceramente Ilaria Gora, non lo so, mi sta simpatico, è molto onesto. Questa è sempre una cosa molto apprezzata dal pubblico, ovviamente. Però, raga, io gli auguro veramente di campare il più possibile, ma con quello che sta facendo attualmente dubito fortemente che possa campare tanto, eh. A parte che camminare con più di 150 kg di massa muscolare è poco salutare, consumare così tante calorie è poco salutare, cioè il cuore letteralmente che sta lavorando in un modo spropositato tutti i giorni, e spararti 50 unità di insulina, se non di più al giorno, è un puro suicidio. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Voglio ricordare a tutti quanti che in descrizione troverete tutti i miei programmi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, sempre molto apprezzato. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, ragazzi. Come al solito, noi ci vediamo al prossimo episodio. Io vi mando un abbraccio grosso a tutti quanti. Ciao.